È una giornata importante per Monte San Savino, che è stata definita uno scrigno di bellezza, e in effetti è così. E questa è un altro tassello in questa bellezza complessiva della città, Sindaco. Sì, direi di sì, proprio perché si va a inserire in un progetto di attenzione, di restauri a tutto il patrimonio storico-artistico comunale, ma allo stesso tempo anche della diocesi, grazie proprio allo sponsor Giovanni Raspini. Perché questo impegno? Dialogando con Don Walter, con il parroco, si guardava questo dipinto che era sporco, era semplicemente sporco, non è stato un intervento impegnativo o importante, era una ripulitura doverosa, nel quale fortunatamente abbiamo trovato una materia splendida che ci ha dato questo risultato. Ecco, è stato quasi un automatismo, il desiderio di, come dire, di ridare splendore, di ridare vita a un dipinto che esisteva ma era offuscato. Tra l'altro è un dipinto molto particolare perché ha subito anche nel tempo una censura, visto la sfarzosità, la bellezza addirittura delle modelle, una era la figlia di Porta e tutti questi gioielli. No, noi l'abbiamo guardato con attenzione e è ricchissimo di gioielli, di perle. Voi sapete che era stato censurato ed era stata richiesta la sua rimozione. Rimozione che poi non è mai avvenuta, nonostante il visitatore apostolico l'avesse. E pare che i gioielli con i quali sono adornate le sante fossero gioielli che indossavano le prostitute. Quindi era un motivo di grande scandalo. D'altra parte, noi si fanno tanti gioielli e si fanno gioielli con le perle. E allora ci siamo sentiti proprio a casa, quasi un segno del destino.